centro italiano. Ma per fortuna, purtroppo, per fortuna, purtroppo, per fortuna, per fortuna lo sono. Per cui Richard aveva il sangue di Leila sul polsino della camicia. Dottor Poole, ci fidavamo di lei, invece aiuterà l'assassino. E signora, Leila? Signor Everton, so che è difficile per voi, ma certe cose verranno figlio alla luce. Figlio di puttana! Dovresti farti visitare in ospedale, potresti avere la mascella rotta. Non è rotta, non è il primo pugno che mi danno. Le fidanzate non contano. Forse ho capito perché Richard aveva sulla camicia il sangue di Leila. L'aveva aiutata a raccogliere un vetro rotto e qui gli teneva il braccio. Ottimo. Ora possiamo dedicarci a smontare la confessione. Come va con la giuria? Dopo le arringhe d'apertura abbiamo due giurati che considerano sospetto il comportamento della polizia e sono inclini a credere che Richard sia stato costretto a confessare. In un processo in cui mi aspettavo 12-0 è un buon inizio. Altri 7 hanno un COCO elevato. Ah, coefficiente di coercizione. Carino. Grazie. Ma nonostante questo sono disponibili a sentire le argomentazioni di entrambe le parti. Vogliono la prova che il detective Murphy abbia estorto quella confessione. Comunque sono fiduciosa che riusciremo a convincerli. I tre che invece mi preoccupano sono... Lily, Wendy e Doug. È su di loro che ci dobbiamo concentrare. Doug giocava a hockey per il Boston College e reagiva bene sotto pressione. Ha difficoltà a capire come Richard abbia potuto cedere. Wendy, 42 anni, programmatrice, crede fermamente nel sistema e nell'ordine. È una delle bombe che non siamo riusciti a disinnescare nel Voadir. Sono montagne da scalare. Dovrò fare una seria chiacchierata con il nostro Clarence Darrow. Il detective Murphy ha usato 4 tecniche psicologiche per far confessare il falso a Richard. E lei le userà su di me? No. Lei dovrà dimostrare che il detective Murphy ha usato consapevolmente quelle tecniche. Ad almeno 9 dei giurati è capitato di essere truffati o costretti a fare qualcosa contro la propria volontà. E quando si renderanno conto che Murphy ha usato quelle tecniche per ottenere una confessione falsa da Richard, saranno dalla nostra parte. Detective Murphy, parliamo delle 11 ore che ha impiegato... Delle 11 ore che ha impiegato per ottenere una confessione dal mio cliente. Per omicidio? Certo. Sa dirmi quante volte le ha detto di essere innocente? Non saprei. So solo che... ha detto di essere colpevole. Una volta. Ma prima di allora, per ben 59 volte, Richard le ha detto di non aver ucciso Leila Everton. Non è così? È il momento di attaccare Murphy con il primo punto. Sfinimento psicologico. Sfinimento psicologico. Per rendere vulnerabile il soggetto. Ho ragione? Colpevole è colpevole. Non importa quando lo dici. Poi passi alla tecnica numero 2. La promessa di una via d'uscita. Detective Murphy, quando ormai Richard era esausto, a disagio, claustrofobico, lei gli ha detto che l'unico modo per uscirne era ammettere di aver ucciso Leila. Farlo sentire in trappola? Non è così. Gli ho solo detto che si sarebbe tolto un peso dalla coscienza. Le ripeto che non ho ucciso io Leila. Mi lasci andare a casa, la prego. Finché non ammetti quello che hai fatto, non ti muovi di qui. A quanto pare possiamo spuntare la casella numero 2. E ora la tecnica numero 3. Offrire una ricompensa. Detective Murphy, non è proprio quello che ha fatto qui. Allora? Per favore, ho molta sete. Comincia a raccontare quello che è successo in quel vicolo e ti porto tutta l'acqua che vuoi. Beh, finora siamo a 3 su 4. Ancora una e saremo al completo. Parliamo della sua ultima tecnica. Suggerire le parole. Ha suggerito lei a Richard le esatte parole che poco dopo lui avrebbe ripetuto letteralmente nella confessione? Non importa quello che ho detto io. Se sei innocente, lo continui a ripetere in ogni caso. Anche dopo 11 ore? Vada in una prigione. Ogni assassino dietro le sbarre continua a giurare di essere innocente.
Richard aveva appena saputo di aver perso la fidanzata. Sono d'accordo con il detective. Anche se cercassero di obbligarmi, se non fossi stato io, non confesserei mai. E lei l'ha manipolato, ha distorto le sue parole fino a convincerlo che ci fosse una via d'uscita. Non le è mai venuto in mente che forse stava spingendo un uomo innocente a confessare un crimine che non aveva commesso? No, mai. Mi astengo dal giudizio finché non ascolto Richard. C'è qualcosa in lui. Ha l'aria colpevole. Come mai tre persone non sono ancora convinte? Vogliono ascoltare te. Forse allora dovremmo accontentarle. No, temo che tu non sia pronto. Sei emotivamente fragile. Ma lei può prepararmi. Chunk dice che nessuno meglio di lei sa preparare i testimoni. Se vuoi ti mostro come si comporterà l'accusa, ma non sarà gradevole. Va a sederti. Allora, quando Gavin Everton ti ha detto che non eri degno di sua figlia, ti ha fatto arrabbiare, vero? Non mi interessa quello che dice Gavin Everton. Certo, ti sei guardato intorno, tutte quelle ragazze ricche, i loro amici ricchi, ti guardavano dall'alto in basso. Forse hai pensato che anche lei la ti guardasse così. No, no, signore, lei mi amava, eravamo fidanzati. Da quanto? 2 settimane? Già eravate in crisi. Senta, non è vero. In realtà ti sentivi offeso da quello che aveva detto Gavin e ti aveva fatto arrabbiare perché aveva toccato un nervo scoperto. Aveva ragione, sapevi bene di non essere all'altezza di Leila, non era la ragazza giusta per te. No, non è vero, non, così, non era. Sì, quando l'hai seguita nel vicolo. Io non l'ho seguita in quel vicolo. Nel video dicevi di averla seguita, mentivi allora o stai mentendo adesso? Non sto mentendo, c'è avanti, solo... dimmi la verità, confessa, facciamola finita con questa farsa. L'hai seguita nel vicolo solo per parlarle? Ma la situazione ti è sfuggita di mano. Ok, che cosa vuole che dica? Che l'ho uccisa io? D'accordo, e ho trascinato il suo corpo dietro il cassonetto come spazzatura, va bene? Dio! La giuria ti ringrazierà. Confermo che sei emotivamente fragile. Un momento. Come sai che il corpo è stato trascinato? Non ne ho idea. Non ne abbiamo mai parlato, eh? In tribunale non l'hanno detto. Me l'avrà detto Murphy, che importa? Attaccare Murphy ci ha fatto guadagnare 2 giurati, ma ne abbiamo ancora 5 indecisi e 3 fermamente contro di noi. Durante l'interrogatorio, il detective Murphy ha detto a Richard che il corpo di Leila era stato trascinato. E allora? Beh, questo particolare è stato reso noto solo dopo 2 giorni dalla confessione di Richard, perché era nel rapporto del medico legale. Murphy come sapeva che l'avevano trascinata se questo particolare non era ancora noto? Qualcuno l'ha informato. Quindi o Murphy nasconde un testimone? O sta proteggendo il vero assassino di Leila? Abbiamo mostrato alla giuria il modo in cui il detective Murphy ha ottenuto la confessione. E per alcuni lui è ancora credibile, il che è incredibile. Che ne pensi? Murphy sta intenzionalmente proteggendo l'assassino? No, non credo che proteggerebbe un assassino. Secondo me vuole semplicemente proteggere l'identità di un informatore. Nel suo rapporto anche gli informatori dovevano essere indicati. Interessante. Se riusciamo a dimostrare che lui ha deliberatamente omesso nel suo rapporto un testimone chiave per il processo, beh... perderà credibilità e l'appoggio del resto della giuria. Richiamiamo Murphy alla sbarra. Credete che la giuria cambierebbe idea? L'ultima volta che ha testimoniato l'ho fatto a pezzi e abbiamo conquistato solo 2 giurati. Ma stavolta attaccheremo la credibilità, non le sue tecniche. Ce la può fare, Isaac. La guiderò io. Ho già affrontato poliziotti come lui. Sono di Teflon. La giuria gli crede perché lo vuole fare. Danny, le informazioni su Lily. Il suo ragazzo ha perso il lavoro, hanno litigato animatamente e lei ha richiesto un ordine restrittivo stamattina. Quindi i problemi economici di Richard non le faranno cambiare idea. Ma la condotta di Murphy sì. È il momento di dire la verità, Richard. Non ho ucciso lei. L'hai uccisa? Poi l'hai trascinata come se fosse spazzatura e l'hai lasciata dietro quel cassone. No, io non l'ho... Le dispiace spiegarci perché ha detto trascinata come se fosse spazzatura? L'ho detto perché è la verità. Questo accadeva alla 9 delle 11 interminabili ore dell'interrogatorio. Lei si considera un detective attento, non è vero? Più che attento. Concordo. Prende appunti molto dettagliati. Ma in nessuno dei suoi appunti ha scritto che il cadavere di Leila era stato trascinato. Questo particolare lo troviamo per la prima volta nel rapporto del medico legale che ho qui. Potrebbe leggere la data all'inizio del rapporto, per favore? 25 ottobre. E la confessione di Richard risale a 2 giorni prima, dico bene? La matematica non è mai stata il mio forte.
Deve perdonarmi, sto solo cercando di capire. Se ha saputo che il corpo di Leila era stato trascinato 2 giorni dopo che Richard aveva confessato, come mai l'ha detto in quel video? Non posso rivelare la mia fonte perché è un informatore. Quindi ha usato il resoconto di un testimone oculare dell'omicidio di Leila per ottenere una confessione da Richard Fleer e non lo ha scritto nel suo rapporto? Sì, esatto. Beh, so che alla polizia è permesso mentire ai sospettati per ottenere una confessione. Ma è consentito anche omettere queste informazioni? Non ci ho mai pensato. Considerando che una persona sarebbe finita in prigione a vita e quanto lei sia attento ad ogni altro aspetto, può spiegare perché un dettaglio così cruciale non era degno neanche di un secondo di riflessione? Sì, perché come poliziotto devo proteggere il mio informatore. Io sto dalla sua parte e credo alla confessione di omicidio ottenuta grazie a lui. Cinque gialli diventano verdi. Facciamo progressi, ma non è sufficiente. Nessun progresso con i 3 rossi. Quei 3 rossi hanno cocò inferiore a tutti e questo è no bueno. C'è anche, posso rubarti un secondo? Certo. Hai idea di cosa sia? L'ho mostrata a un analista della scientifica, non è riuscito a identificarlo, ma dice che qui c'è una specie di smussatura. Una smussatura? Vediamo. Se dovessi azzardare, direi che è un gemello. Li ordinai uguali per un servizio fotografico anni fa. Arrivarono tutti frantumati. Gemelli economici e un galà da $2,000 a ospite. Io controllerei il personale. Grazie. Come convinciamo i 3 giurati rossi che Richard è innocente? Li mettiamo nella stessa situazione in cui Murphy ha costretto Richard. Li arrestiamo e li interroghiamo fino a quando non avranno cambiato idea? Non c'è bisogno di arrestarli, ma ci sei andata vicino. Dobbiamo solo farli crollare sotto pressione. Guarda, quando si dice fortuna. Il processo ricomincerà fra poco. Sì, sbrighiamoci. Bene. Oh, salite, vero? Scusate. Ma lei non è... Con la difesa, quindi, non possiamo parlare della causa o dei Giants. Perché dei Giants? Beh, non vogliamo portare loro sfortuna. Oh no, siamo bloccati, accidenti. Sfortuna? Come bloccati? Non è possibile. Non mi piacciono i luoghi chiusi. Respiri. Che cosa facciamo? Prema il pulsante rosso. Tiri. Ecco, così è giusto. Sicurezza. Dica, qual è l'emergenza? Siamo rimasti bloccati in un ascensore del tribunale. Mandate subito qualcuno. Attenda un momento, per favore. Che diavolo vuol dire attenda? Non c'è ventilazione. Ok, cerchiamo di restare calmi. Mi scusi, state arrivando? Abbiamo contattato la manutenzione. Devono gestire un numero insolito di chiamate di servizio oggi. Signori, abbiate pazienza. Per quanto? Interverranno nel giro di qualche ora. Sto scherzando. Qualche ora? Siamo giurati in un processo. Attendete, per favore. E come facciamo se qualcuno deve andare in bagno? Arriveranno. Procedi. Da loro un piccolo assaggio. Dobbiamo uscire di qui. Se fosse un'emergenza medica, interverrebbero subito. Potremmo finire nei guai, vero? Sì. Questa, in fondo, è un'emergenza medica. Già. Sto avendo un infarto, richiamiamoli e informiamoli. Cable, non dovevate affidarmi tutto questo potere? Ho solo rilasciato un po' il freno, tranquilla. Io non ho alcun problema a mentire per uscire di qui. Neanche io, va bene. Salve, siamo ancora quelli dell'ascensore. C'è una persona che sta avendo un arresto cardiaco. Ci serve aiuto subito, è un'emergenza medica. Possiamo avvisare i vigili del fuoco? Ma intanto può descrivere i sintomi, per favore? Dolori al petto, volto arrossato, difficoltà di respirazione. Sono certa che è un infarto. Grazie tante, Lily. È quello che ci serviva. Li abbiamo in pugno. L'ascensore si è bloccato. Ho avvisato i vigili del fuoco. Sta arrivando anche un'ambulanza. Non importa, faccio allarme. Non è stato divertente. La sfortuna è finita, però. I Giants andranno alla grande.
Le do un consiglio, usi le scale. Sono bastati 10 minuti. Pensa se fossero state 11 ore. Chi ha autorizzato gli scossoni in più? Di a Cable che laverà i piatti per tutta la settimana. È il momento della verità. Buona fortuna. Grazie. Ho fatto qualche modifica alla sua arringa conclusiva. Scusi, non capisco. Adesso è un discorso vincente. Deve fidarsi di me. Ah. Potete credere ai testimoni. E potete credere alle prove. Ma soprattutto potete credere alle parole uscite direttamente dalla bocca dell'imputato quando ha detto sì, ho ucciso Leila Everton. Le persone mentono continuamente, è vero, ma mentono per uscire di prigione, non per andarci. Quando dici di averlo fatto, l'hai fatto. È quello che si definisce un caso chiuso già in partenza. Sì, è vero. Richard ha confessato. Una volta. Ma ha affermato la sua innocenza per ben 59 volte. Se l'avesse potuto pagare, un avvocato l'avrebbe affiancato nell'interrogatorio e sarebbe durato pochi minuti, non ore. Se l'avesse potuto pagare, Richard non sarebbe stato costretto a confessare. Ma lui non può pagare. Quindi ha avuto me. Ogni tanto anche uno come me può aiutare una persona innocente. Il detective Murphy ha costretto Richard a confessare. E senza quella confessione vi resta solo un ragionevole dubbio. Quanto avreste resistito voi in quella sala interrogatori? Nelle sue stesse circostanze, tremende, spaventose, claustrofobiche circostanze, non sareste stati anche voi sopraffatti dal panico e disposti a mentire se aveste pensato che fosse l'unica via d'uscita? Come ringraziarla? Beh, aspetta a ringraziare. Quando stavo con lei, qualsiasi cosa sembrava possibile. Era l'unica persona che credeva davvero in me. E adesso che non c'è io... Ascolta, Richard, qualunque sia la decisione che prenderà la giuria, non dimenticare mai quella sensazione. Perché quello che lei l'ha visto in te c'è ancora. E io sarò il primo a prenotare quando aprirai il tuo ristorante. Perché ha rifiutato tutti quei soldi per me? C'è stato un tempo in cui accettavo i casi per soldi. Ho deciso che non voglio farlo mai più. La giuria è rientrata. Bene. Il portavoce della giuria legge il verdetto. In merito all'accusa di omicidio di primo grado, qual è il giudizio? Riteniamo l'imputato, Richard Fleer, non colpevole. Signore e signori della giuria, grazie per il vostro servizio e per essere stati parte integrante del sistema giudiziario. Grazie. Siete liberi di andare. Adesso la posso ringraziare. È ora di aprire il ristorante. Promesso. Forse è soltanto un ragionevole dubbio, ma nessuno me lo toglie. Otterremo giustizia per Leila. Che intende dire? Qualcuno della mia squadra ha una pista sul vero assassino.